Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo proprio ai piedi della Via Crucis Monumentale del Messina, con uno sguardo proiettato direttamente sul sagrato di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse nel 1911. Quindi raccontiamo di un Padre Pio, giovane sacerdote, non ancora aveva un anno di sacerdozio, e scrive il 29 marzo del 1911 dalla sua Pietrelcina al suo padre provinciale, padre Benedetto. Ecco, racconta questo: mio carissimo padre, dall'entrare della primavera in qua mi sento più che mai accresciuti tutti i malori, specialità quelli del petto, che mi fanno spasimare in certi momenti, non posso quasi respirare, ma si faccia sempre il volere di Dio. In questi giorni poi il diavolo me ne va facendo di tutti i colori e soprattutto quanto più ne può. Quest'infelice raddoppierà tutti i suoi sforzi a mio danno, ma di niente ho paura, se non dell'offesa di Dio. Sembrami che quest'infelice ce l'ha più con lei che con me, poiché vorrebbe privarmi della sua direzione. Difatti, chissà quanta forza debbo farmi nel comunicarle le mie cose. Dolori fortissimi di testa, da non potere quasi vedere dove pongo la penna. Tutti i brutti fantasmi che il demonio mi fa introducendo nella mente spariscono tutti, allorché fiducioso io poi mi vado ad abbandonare nelle braccia di Gesù. Quindi, se sono con Gesù crocifisso, cioè se medito i suoi affanni, soffro immensamente, ma è un dolore che mi fa molto bene. Godo una pace ed una tranquillità da non potersi spiegare. Ma ciò che mi ferisce, racconta Padre Pio al suo padre provinciale, è il pensiero di Gesù sacramentato. Il cuore si sente come attratto da una forza superiore prima di unirsi a lui la mattina in sacramento. Ho una tale fame, una tale sete prima di riceverlo, che poco manca che non muoio di affanno, ed appunto perché non posso di unirmi a lui e alle volte con la febbre addosso sono costretto di andarmi a cibare delle sue carni. E questa fame, questa sete, caro padre, anziché rimanere appagata dopo che l'ho ricevuto in sacramento, si accresce sempre di più.